YouTube, benvenuti in questa nuova puntata di Heroes of the Storm. Anche oggi con Kerrigan, che sto livellando, in dotazione gratuita, ma mi sa che me la comprerò assolutamente, perché la scorsa partita è stata qualcosa di devastante. Aspetta, andiamo ad affrontare la CPU. Che da solo, la partita rapida, praticamente è come andare al macello. Arena, il draghetto, Nubaraki e vichinghi. Oh, ecco un'altra mappa, Giardino del Terrore. Qui praticamente di notte bisogna affrontare questi schifi che ci muoveranno dei semi, raggiunti 100 semi potremmo, uno di noi, entrare dentro il mostro, quell'affare qua, e andare a portare morte e distruzione nei campi avversari. Ora vediamo un po' come va, come non va, vediamo un po'. La battaglia inizierà fra poco. Ovviamente farò una build simile a quella di prima, perché non ho nulla di sbloccato purtroppo ancora. Tanto qua si montano le torrette, si montano i cannoni. I cancelli si apriranno fra 10 secondi. Gentilissimo. 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo a vedere. Ma... uccidete, combattete, diffondete le mie spore. Vediamo se riesco come prima a far fuori un personaggio al primo attacco. Sarebbe veramente strafigo. Che prima ho avuto fortuna, ho avuto... Oh. La notte calerà tra poco. Spero che siate pronti. Sei trova una fonte curativa! Drago, hai ragione, andiamo. Finisce. Che notte fantastica per una maledizione. Attacchiamo un po' una fittizia qua. No, non dove ci sono gli altri. No, drago. Ci sono i nostri, possibilmente. Andiamo sotto. Sangue. Scegli un talento. Benvenuti di King. C'è un leggero vantaggio, mi sa che una CPU è impostata abbastanza bene sto giro. Fantastico. Nemmeno io avrei saputo fare di meglio. Ci torno un attimo al campo base perché sono troppo conciato. Arrivo ragazzi, arrivo. Siamo senza limiti. No, ero veramente troppo concio per riuscire a stare con voi in partenza. Sto arrivando, ho capito.
ucciso. Più facile. Senza il mio. Sì, massacrateli tutti. Vieni qui, vieni qua, maledetta. Finalmente avete abbastanza semi. Potete sentire il terrore crescere. Furia omicida. Divertente. Oh, albeggia. I miei bambini devono dormire. Io sono lo sciame. Per adesso. Il terrore attende, eroi. Venite a reclamare il suo potere. Ci siamo. Il vostro terrore ha preso vita. Usatelo per schiacciare i cadaveri dei nemici. Ottimo. Bene. Sembrava una cosa personale. Doppia uccisione. Mai contrariare la regia. Prendi un po' di difesa. Boom, c'è questa. Ecco, come sta usando bene il difesa in questa parte? La distrutta. Doppia uccisione. Uccisione 3. Avete sradicato. Forte. Il vostro piede. L'età è avvicinata. Io sono curati prima di no, è ovvio, non ho visto che era in mezzo a tutti. Vabbè. Raynor, un attimo, che... Jimmy, mi spiace, ma devi aspettare un attimo che mi risistemo. Poi, sono tutta tua. Dovremmo conquistare questo campo di mercenari. Bravo, Jimmy, mi piace. Mi piace il tuo modo di ragionare. Sto arrivando. La notte scende ancora una volta e presto i mutanti risorgeranno. I mutanti tornano a levarsi. Liberate i miei semi, eroi. Andiamo. Oh, Galapagos, decidetevi. Scegli un talento. Andiamo su. Sì, una fortezza crolla. Questo mondo è mio. Avete semi a sufficienza! Il terrore cresce! Ah, io ho distrutto questo, quindi. È
finita per adesso, ma non rilassatevi troppo, gli infestati faranno ritorno. Il terrore attende, eroi. Venite a reclamare il suo potere. Lascio prendere a lui. Splendido. Il terrore sottrarrà linfa vitale al nemico. Via, 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 via. No, io queste cose qua che non sopporto di sto gioco. Cioè, quando scappano loro, anche quando giochi online, riescono sempre a fuggire. Lo scappi che sei morto. Boh. Beh, a parte che così sa che la partita finirà ancora prima che tocchi, quindi dovresti tornare qua. Non posso più stare ad arrivare qua prima che facciano poi tutto, ma ho i miei dubbi, eh. Il vostro tempo è stato alto. La mia conquista continua. Ben fatto. È morto il nucleo, poverello. E anche questa mappa è stata conquistata. Ho finito la missione giornaliera con questa mappa. Ok, Kerrigan mi ha fatto salire a livello 2. Bisogna fare almeno a livello 3 per riuscire a sbloccare tutta la vita e al 5 per i 500 gold. Ma tutto con calma. Questi qua sono gli eroi attualmente in rotazione gratuita. Il Nazebo Muradin, che anche questo non mi dispiace come personaggio. Kerrigan, appunto. Chi è sto qua? Nubarak, il draghetto, e Raynor, che ho già comprato, e i vichinghi. Quindi posso principale questo, anche comunque quell'unico che avevo disponibile avendo comprato Diablo. Ok, ritorno con Valla. La puntata di oggi può finire qua, dal vostro rapido è tutto, bye bye.